Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, dopo aver letto per l'ennesima volta la famosa frase che inizia con "Il segreto, cara Alice, è circondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore." E dopo va avanti, che non mi ricordo come. Bene, dopo aver letto per l'ennesima volta questa frase, ho pensato che c'è qualcosa che non mi torna. Quindi l'ho, tra virgolette, riscritta, dicendo: "Il segreto, caro sognatore, non è circondarsi di persone, ma non mettere mai in affitto il tuo cuore." Perché? Perché circondarsi di persone mi sembra una cosa, cioè se le persone ti circondano, non ti puoi più muovere. Sei circondato. Mani in alto, siete circondati. Non ti puoi più muovere. Per muovere magari devi chiedere il permesso alle persone che ti sono davanti, che magari sono là anche per farti un piacere, cose del genere, però non sarebbe meglio che le persone invece di circondarti siano al tuo fianco, che così da potervi muovere a fianco, fianco a fianco? Perché essere circondati non va mai bene, secondo me, ok? E soprattutto la seconda parte di frase che ci ho aggiunto è... Ve la spiego così. Spesso e volentieri, secondo me, svendiamo il nostro cuore. Lo diamo quasi in regalo a persone che non se lo possono permettere. Però noi pur di, nelle nostre convinzioni, nelle nostre cose, nei nostri vorrei, nel nostro sentirsi soli e non voler essere soli, magari diamo il cuore a persone che non se lo meritano, a persone che non riescono, è troppo prezioso, un bene è troppo prezioso. Vorremmo tenerlo in banca e darlo solo alle persone che se lo possono permettere. Che si possono permettere persone come noi. Non bisogna mai svenderci, soprattutto il nostro cuore, soprattutto anche la nostra testa. E invece spesso e volentieri, purtroppo, è come se fossimo in saldo. Ci regaliamo, ok? Con risultati secondo me pessimi. Quindi secondo me la frase giusta sarebbe quella che ho detto io. Va bene anche quella del cappellaio matto, là, di Alice, eccetera, eccetera, però è più giusta quella mia. Buonanotte.